Amici haters ed iscritti, bentornati in un nuovo video. Come potete vedere, è un mese all'incirca che non porto video. Vi ho lasciato a 175 iscritti, vi ritrovo a 235. Era un po' che non cagavo il canale, quindi io vi ringrazio, do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti. È stato un piacere vedere una crescita, come vedere un certo interesse su determinati video di preparazione, come è stato piacevole e divertente vedere la presenza di alcuni commenti ignoranti di persone da mandare palesemente a fare in culo. 118. E invece commenti di persone che vogliono imparare e alla ricerca di consigli che spero di aver dato comunque risposte giuste che in futuro possano avere i risultati che stanno cercando. Siamo qui oggi, non vi dirò di iscrivervi al canale cazzate varie perché è un discorso abbastanza serio, una notizia che può essere brutta per voi che per noi è comunque brutta anche per noi, però comunque è una decisione che abbiamo preso in questo periodo di stop, diciamo da gare, avvenimenti e quant'altro, che però adesso poi vi spiegherò anche il perché. Abbiamo deciso di chiudere col pitbull, non chiudere da dar via tutti i soggetti, ma chiudere per quanto riguarda la programmazione di cucciolate e la cessione di monte. Abbiamo deciso di smetterla, daremo via anche qualche soggetto giovane. Che cazzo stai dicendo? E limiteremo il numero del pitbull, diciamo, alla vecchia scuola e a qualche giovane che porteremo indubbiamente a fare delle esposizioni, delle competizioni sportive, perché sì, abbiamo deciso di smettere con la programmazione di accoppiamenti e la cessione di monte, ma non smetteremo con la partecipazione e la preparazione per gli avvenimenti sportivi. Perché abbiamo preso questa decisione? Perché in questo periodo di fermo, diciamo, ho notato, mi sono guardato un pochino attorno e ho notato una crescita dell'ignoranza per quanto riguarda il pitbull, quindi non mi va, siccome è una cosa sempre più in crescita, non mi va di continuare questa strada e fare un lavoro che potrebbe andare sprecato o addirittura in mano di persone ignoranti e peggio ancora degli animalisti repressi sessualmente. Quindi basta, la decisione è fissa. So che a alcuni haters questa cosa farà indubbiamente piacere e sì, sono contento che vi faccia piacere, più che altro perché non dovrete più provare invidia, non dovrete più confrontarvi con una persona che fa decisamente un lavoro migliore dei vostri. E come so che a molte, moltissime persone questa cosa dispiacerà. E purtroppo è un'idea a cui non abbiamo intenzione di tornare indietro e le motivazioni ve le abbiamo spiegate. Cederemo soggetti come Drake Junior, e Zelda, e probabilmente Harley Quinn, Black Baby e Bruto, soggetti alcuni portati per le attività sportive, alcuni come Drake Junior e Zelda che si portano dietro un patrimonio genetico che vale davvero la pena di poter portare avanti, ma non saremo noi a portarla avanti, ma daremo la possibilità a qualcun altro di poter provare a fare la differenza. Ovviamente non spariremo, non vogliamo neanche sparire, perché quindi faremo una selezione scrupolosa di persone a cui vendere questi soggetti e indubbiamente rimarremo sempre presenti per quanto riguarda il consiglio e il modo per portare avanti in una maniera corretta questo patrimonio genetico che, credetemi, è veramente, veramente molto interessante. Tutti i soggetti ovviamente sono registrati con deposito genetico all'American Dog Breeder Association, hanno il pedigree ADBA
E mi piange veramente il cuore prendere questa decisione, ma siccome anche in allevamento c'è la presenza di altre razze, abbiamo deciso di dedicarci per quanto riguarda accoppiamenti e portare avanti altri tipi di cani e smettere dove regna fondamentalmente meno ignoranza. E in questi anni un pochino mi sono anche rotto le palle, rotto il cazzo di dovermi confrontare con degli ignoranti, di dover ovviamente ho avuto numerose soddisfazioni, perché comunque sor classare la banda di cagnari è stato veramente un trofeo che mi porterò sino alla morte, quindi per i prossimi 50 anni andrò fiero di questo trofeo, però basta. Basta, non mi va di sprecare tempo, non mi va di confrontarmi più con determinate persone. Voglio vivere la mia vita abbastanza tranquillamente, però non smetteremo di preparare i soggetti presenti nel nostro allevamento e indubbiamente non mancheremo alle future gare sportive quando tutto sarà riaperto, quando tutto ricomincerà. Quindi i soggetti che cederemo, che venderemo, ve li ho elencati. E per maggiori informazioni contattateci pure sulla nostra pagina Instagram o anche qui nei commenti, sarete indubbiamente ricontattati. E ovviamente, ripeto, questi soggetti saranno venduti solo e unicamente dopo una selezione molto scrupolosa, diciamo, della persona che ha intenzione di portare avanti questo progetto. Se avete l'intenzione di contattarmi e poi sparire o fare domande stupide, evitatelo, evitatelo, perché comunque la mia pazienza è veramente poca, perché già mi conosce, ho il vaffanculo molto facile e la bestemmia proprio fa parte del mio corredo genetico. Quindi se avete questa intenzione, evitate pure di scrivere commenti e per il resto, per maggiori informazioni, ripeto, scrivetemi pure un commento oppure mandateci un messaggio sulla nostra pagina Instagram. Mi dispiace essere tornato con un video così, comunque non mancheremo di riportare video comunque sulla preparazione, sull'avanzamento dell'imprinting a livello sportivo dei soggetti giovani. Anzi, a breve vi porterò indubbiamente un video di Ragnarok, che sta crescendo veramente bene, sempre più portato per attività sportive. Continueremo a portare quindi determinati video, continueremo a dare consigli, continueremo a rispondere, diciamo, alle vostre richieste. E direi che per il momento è tutto, continuate a seguirci e allora ve lo ripeto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollicione in su ovviamente per supportare il canale. Noi ci vediamo al prossimo video, per stasera è tutto, ciao belli! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.